Vorrei tanto un bicchiere di latte. No, sta roba. Sto brodetto qua. Ha sangue che sono in fuori. Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo vlog. È l'1:20 di sabato 16 febbraio. E visto che sono per il momento a casa da sola e che è da una vita che non faccio un video, ne approfitto un attimino anche per aggiornarvi delle ultime cose che sono successe. Allora, per chi di voi mi segue su Instagram e su Facebook, avete visto che ho pubblicato una foto di Alessandro in ospedale. Ah, che male! Alessandro in ospedale lunedì, che era appunto il mio compleanno, l'abbiamo passato in ospedale la sera perché ha un piccolo engiomino nella mandibola, nella parte qui destra, piccolo, è una patata grossa così, e purtroppo ha iniziato a sanguinare e non riuscivo in alcun modo a fermare il sangue. Ho fatto della compressiva, ho utilizzato del ghiaccio, non c'è stato verso di fermarlo, quindi abbiamo deciso di portarlo insomma al pronto soccorso. Eccolo che chiacchiera, eccolo che chiacchiera. Aspetta che ci mettiamo qua, che gli raccontiamo cosa ti è successo. E praticamente appunto l'abbiamo portato in pronto soccorso, e dove abbiamo fatto la cazzata più grande del mondo, perché hanno fatto, cioè sono da denuncia praticamente, l'hanno cicatrizzato, hanno fermato il sangue dopo due ore e mezza che eravamo lì col bambino che continuava a sanguinare con il nitrato d'argento che non esiste più. E ne aveva uno in un cassetto sto medico, ha utilizzato il nitrato d'argento. Informatevi un attimino su internet di cosa si tratta, così capite la mia incazzatura, anche perché adesso vi faccio vedere senza delicatezza. Aspetta amore, insomma vabbè, non riesco a farvi vedere questa, va bene, la parte dove appunto è l'engiomino e che continuiamo a medicare. E sì, lo so che ho lo smalto rotto, ma no, è l'ultimo dei miei pensieri. E praticamente ha qui sotto tutto il collo e anche qui dietro macchioline di ustione di questo liquido appunto rilasciato dalla pietra. Quindi guardate ragazze, io non ho parole, non ho assolutamente parole. E adesso dobbiamo operarlo d'urgenza il prima possibile. E l'intervento è una cosa semplice, ci hanno detto, il problema è che bisogna farlo in anestesia totale o sedazione. Adesso insomma vedranno cosa fare, perché comunque pur essendo piccolo, fa lunedì 5 mesi, può rimanere scioccato, e già è rimasto scioccato secondo me da quel maledetto lunedì sera. Amore mio, ma la mamma deve sempre stare a guardare te adesso? Mi lasci finire qua che bevo il caffè e dopo vengo a darti un struccotto, e dopo dobbiamo stirare. Sì, perché ho stirato un po' stamattina, ma ho quella cesta lì che devo finire assolutamente. E quindi ragazze, questo è quanto. Infatti non ho più guardato praticamente Facebook, non ho più guardato internet, cioè non ho ancora il giveaway aperto degli orecchini là. Portate pazienza ragazze, scusatemi, penso possiate capire, se non capite pazienza insomma. Ho delle priorità nella vita, ci sono delle priorità, e in questo momento la mia priorità, come lo sarà per sempre, è mio figlio e la mia famiglia insomma. E niente ragazze, questo è quanto. Adesso io appunto bevo il caffè e vi faccio vedere anche Dudi. Dudi, ma sei arrabbiata con la mamma te? Oddio, che triste che sono. Ecco, se vi chiedete dove è Manuel è nel bosco col papà a prendere la legna. E guardate cosa mi ha regalato per il compleanno. Quanto bello è. Il tennis, lo aspettavo da 3 anni. Va bene, queste sono cazzate. Giusto, amore, giusto. Giusto, fatti vedere quanto grande sei diventato. Glielo dice alle ragazze che ieri sera abbiamo provato a mangiare la prima minestrina che ti fa schifo, 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 schifo. Che
Io poi ho voluto il latte. Vero? Eh sì, ragazze, è l'una e mezza e io sono ancora in pigiama. Tu invece sei già bello profumato, imbellittato, vero? Vero che sei già imbellittato tu? Eh? E la mamma ancora in pigiama? Guarda, chi è che ti sta guardando? Ma la mamma vuole bere il caffè e tu non lo lasci. Non la lasci a bere il caffè. Lo vero? Sei il mio orsetto, te. Quanto bello sei. Quanto bello sei. Quanto ti amo io. Quanto ti amo io. Ma tu sei il mio amore. Beh, adesso hai cominciato a fare il linguaggio. Ma ti mangio di baci. Mi sciocco di mangio di baci. Cosa ti ha detto la mamma? Che non si tirano i capelli perché mi fai male. No, mi fai male così, amore. Ai. Perché continui a tirarmi i capelli? Non quando ti mangio un'orecchia. Mi muori i capelli. Ai. Ai. Oh, grazie. Troppo gentile, troppo gentile. Guardate chi si è addormentato mangiando. Ecco, le macchioline marroni che avete visto sono gli ustioni che vi dicevo che ha sotto il collo. Ma che bravo! Che bravo il mio amico che mi ha dato una mano a stirare tutto. Cosa stai facendo? Stai facendo le unghie come i gatti? Eh? Cosa mi dici? Cosa mi vuoi dire? Oh, dov'è papà? È arrivato papà, è giù con la Duda. E adesso arriva il nonno e mettiamo via la legna. Vai a dare una mano al papà a mettere via la legna. Ah, bacini. E mettiamo via la roba stirata, io e te. Dimmi. Dimmi. Guardate quante cose abbiamo stirato noi dentro. Tutte queste cose qua e quelle là e quelle che ci sono. Se abbiamo fatto un mucchio di lavori. Cosa c'è? Cosa c'è? E chi chi pupù papè papà papà papà. Sei un vanitoso? Sei vanitoso come il papà? Hai fatto la pipì un'altra volta te? Senti che pussa. Senti che pussa. Guarda, che non sta fermo un attimo. Hai visto che grande sei diventato, che non ci stai più lì? Eh? Mumu! Sei un chiacchierone! Sei un chiacchierone! Un chiacchierone! Comunque la lingua lì... Che te la prendo con la lingua lì, te la prendo! Mumu!
Ciao a tutti, io mangio la tapioca. Mi piace, non mi piace di... Vorrei tanto un bicchiere di latte. No, sta roba. Sto brodetto qua. Ma sangue che sono in fuori. Che bravo il mio amore! Chi è che gioca? Chi è che gioca nelle sue palestre? Eh? Sei una patata. Sei una patata. C'è quel gioco lì. Ti piace quel gioco lì? Eh? Sì. Ciao, rieccomi. Allora, sono pronta che stasera usciamo a cena con le mamme dei due amichetti di Alessandro che abbiamo conosciuto appunto al corso. Faccio vedere un attimo come mi sono conciata. Spero si veda. Sono molto rock and roll. Scarpetta sobria. Faccio vedere il trucco se si vede. Ma si vede la maglietta? Aspettate. Spero si veda anche che ho perso 5 kg. Yeah! Vabbè, vado giù da Manuel e Alessandro. Ciao! Eccoci, abbiamo mangiato la pizza. Tu non hai ancora mangiato. Non hai ancora mangiato. Sì. E sei un patatini. Ciao. Adesso dove andiamo? Andiamo a casa del tuo amichetto Cristian e dopo andiamo a fare le ninne. Va bene?